No, assolutamente no, perché io ho esperienza in questo e quindi capisco l'euforia dei ragazzi, ma rimane una vittoria, non rimane una vittoria di un campionato. Quindi è chiaro che ci sono ancora 3 partite, adesso abbiamo 10 giorni, dobbiamo risistemare un po' di cose con gli infortunati, perché oggi contiamo altre 3 infortunati a fine partita e quindi dobbiamo rimanere sul pezzo, stare concentrati. È chiaro che è un passo molto importante, questo non io non lo nego, ho sempre detto che la partita è campionato e di più se avessimo vinto noi. E quindi così è andata e quindi penso che siamo sulla strada giusta. Per un allenatore è difficile parlare dei singoli, ma secondo me, mi scusi se mi permetto, mister, la partita di Donatangelo è stata qualcosa di mostruoso. Ah, Marco, io l'ho detto, sono contento per lui perché ha sofferto a stare in panchina, a fare un pochettino, tra virgolette, un po' ad ombra a un altro bravo calciatore che noi abbiamo in rosa, però io ci parlavo sempre con lui, lui era pronto, poi lui è teatino e quindi ci teneva ancora di più e oggi lui ha impersonificato un pochettino la mentalità, ecco, anche un po' dei tifosi che oggi non c'erano. L'ultima e poi lascio spazio ai colleghi. Si aspettava di Federico al posto di Di Paolo? No, è stata una buona sorpresa, però sono caratteristiche diverse, però lì dietro io ho dei ragazzi che hanno fatto anche la C e quindi non si possono spaventare se cambiano attaccanti con caratteristiche diverse. Tutto nel primo tempo molto tattico, secondo noi. Poi nella ripresa il solito andazzo, il match winner entra e fa gol. Sembra un film che noi avevamo visto durante la settimana, anzi durante questi 3 giorni di preparazione, è andata un po' così, andarli a prendere alti, non accettare di abbassarsi subito, abbassarsi quando è necessario per recuperare un po' di energie, però andare su alti, avete visto, play su play, quinto su quarto, queste Sono cose, combattenti nelle loro sì, però noi ripartenze. andavamo a prenderli alti, forse loro non se l'aspettavano, quindi questa cosa anche mentalmente e psicologicamente secondo me è stata un po' la chiave che ha dato forza alla mia squadra. Teoricamente parlare qui concludo, tutti si chiedono Mattia Rodia perché non gioca dall'inizio come titolare. Perché lui segna quando entra, quindi è giusto che giochi. Mister, lo devono tutti. sono Franco Zappacosta. Sì. Volevo chiederti, la posizione di Donatangelo, diversa da sabato e diversa dalla solita posizione di Cortichè, cambiamo di play basso, l'hai avanzata di diversi metri? Aveva un compito ben preciso, quello di andare su Ecco, Zanon. scusami, è stata una mossa, non dico decisiva, ma tra le mosse chiavi della vittoria. Quando si vince si è fatto tutto bene, quindi va bene, se mi volete dare merito io sono contento, però quando l'allenatore poi vince e fa le sostituzioni è bravo, quando le sbaglia non è bravo. E quindi diciamo però è una cosa preparata sicuramente e Marco l'ha fatto veramente bene. Galli. Guido ha fatto di tutto per starci pure 10 minuti, per dare un contributo. Ho sacrificato un ragazzo come Cramellà che sta avendo un poco spazio, ma rimane il giocatore più talentoso che noi abbiamo. È difficile dire pure queste cose perché poi in realtà sta giocando poco il ragazzo. Però Guido è il nostro capitano e oggi ha fatto il capitano. Ci teneva, insomma. Sì, come un po' tutti, dai. Volevo anche una seconda domanda e poi un montaggio. È difficile stabilire il confine tra i meriti della squadra che vince e i demeriti di quella che viene sconfitta. È possibile stabilirlo per oggi? Nel senso, a me sembra, lo dico con tutta onestà, che l'Aquila abbia un po' deluso rispetto alle aspettative. No, l'Aquila non ha deluso, l'Aquila aveva più pressione, aveva Più più. pressione Sì, psicologica. perché sapeva che aveva un risultato solo e i ragazzi, nonostante secondo me hanno fatto una buona partita, ci hanno provato. Quindi l'Aquila non ha assolutamente demeritato e la pressione era tutta da loro. È un gioco un po' psicologico. Quando c'è un torneo così, se si gioca sul filo del rasoio è difficile anche per ragazzi. Quindi devo dire poi ragazzi, il difensore Venere è stato bravissimo a venire a salutarci, a cercare di farci stare tranquilli, però devo dire che l'Aquila ha fatto la sua partita. E che oggi noi comunque siamo stati secondo me più bravi, si può dire, senza problemi. Forti, il vostro talentuoso direi si è esaltato anche oggi, ma quanto vale per il contesto della sua formazione, questo ragazzo? Ah, vale che quando c'è bisogno di metterci una pezza, quando capita, lui ce la mette perché comunque è un bravo portiere. Come del resto io ho anche altri 3 portieri e come anche c'è il portiere dell'Aquila che è bravo. Questi ragazzi giovani però sono bravi e oggi hanno fatto un salto abbastanza alto perché giocarsi queste partite non è da tutti. Grande responsabilità. Sì, vabbè, il portiere poi se sbaglia è gol, quindi lui è chiaro che i portieri hanno sempre una grande responsabilità. Però dai, oggi è una vittoria un po' del gruppo, cioè c'è poco da Un mettere in. esame di maturità per tutti è stato. Vincendo con l'Avezzano, sì. Sì, Quindi c'è ancora una prova da sostenere. forse anche due.
venerdì, però è giusto essere cauti. Io ci sono. Mister, i tre giocatori indisponibili dopo oggi quali sono? Allora, sicuramente Filosa è di nuovo alle prese con un problema. Marco Mariani ha finito la partita con un acciacco importante e mi sembra consorte ha stretto i denti fino alla fine e non ne aveva più, e credo che abbia subito anche lui uno stiramento, però tutti da valutare. Però quello che mi hanno detto nell'ospedale. Ci sono anche 2 settimane di tempo. Ci sono 10 giorni, però domani cominciamo il lavoro di recupero eventualmente.